Bene, eccoci qua e benvenuto in questo nuovo video dove ti andrò a spiegare, andremo ad analizzare il concetto che c'è dietro alle stelle Michelin. Questo video non vuol dire che tu debba prendere, okay, la stella Michelin, ma c'è un ragionamento dietro che probabilmente già conoscerai, ma andremo ad approfondire per riuscire a portare le persone all'interno del tuo ristorante, quindi a farle sedere, a farle accomodare all'interno del tuo ristorante. Questo deve essere lo scopo di qualsiasi ristoratore, di qualsiasi, diciamo, ristorazione in senso generico. Potrebbe essere che tu abbia una pizzeria, ok? Quindi va benissimo che tu guardi questo video, oppure un pub, poco ci cambia, ok? Dunque, andremo ad analizzare il concetto delle stelle Michelin. Questo non vuol dire che tu debba prendere e puntare una stella, ma appunto c'è da analizzare una cosa molto interessante, un discorso molto interessante dietro a questo concetto. Allora, ovviamente prima di iniziare a far sedere le persone, questo è doveroso dirlo perché lo vedo dire veramente da pochi, è guardare la matematica, bisognerebbe guardare la matematica che c'è dietro al tuo ristorante, quindi andare a vedere i conti prima ancora di andare a fare marketing. Quindi va benissimo far sedere le persone all'interno del locale, ma bisogna poi vedere, diciamo, cosa ci rimane attaccato. Comunque, questo era una piccola parentesi. Allora, andiamo a analizzare questo concetto delle stelle Michelin. Prima di tutto partiamo, ovviamente, come se sei un ristoratore lo saprai bene, ci sono varie tipologie di stelle, no? Puoi avere una stella Michelin, due stelle Michelin e stelle Michelin, tre stelle Michelin, e tutti ne siamo consapevoli. Giusto o sbagliato avere la stella, poco ci interessa, ripeto. Allora, cosa significa avere una stella? Una stella significa che se sei di quella zona, okay, devi andare assolutamente a mangiare in quel ristorante, ok? Due stelle Michelin significano che se passi, okay, in quella città, in quella determinata zona, devi fermarti a mangiare in quel ristorante. Tre stelle Michelin valgono il viaggio. Quindi cosa vuol dire? Che se sei a 200, 300, 400 km da quel determinato ristorante, devi andare a mangiare lì. Cioè, quindi vale questo viaggio, vale diciamo, il tempo e i soldi che tu ci metti ad arrivare lì, che è una cosa estremamente potente, ok? Però questo non vuol dire che tu, cioè non sto dicendo che tu ne debba avere le stelle e nemmeno che debba arrivare ad avere 3 stelle Michelin. A te basta averne una, basta averne una a livello di percezione. Cosa vuol dire? Perché se tu ne hai zero, sei direttamente paragonato alla concorrenza e quindi i tuoi clienti ti sceglieranno, okay, solo sulla base del prezzo, mettendoti a paragone con tutti i tuoi competitor, oppure ti sceglieranno perché va bene così, perché sei comodo, perché sei vicino a casa, perché è il parcheggio interessante, cioè capiamoci. Che non vuol dire assolutamente niente. I tuoi clienti è giusto che ti scelgano perché hai una focalizzazione, ok? Questo è un concetto perfetto per far capire l'identità differenziante e l'importanza della focalizzazione. Quindi è doveroso ed è giusto che tu debba lavorare, ok? Se non ce l'hai o se ce l'hai già, vedremo cosa puoi andare a fare. Se non ce l'hai, ad essere percepito almeno come una stella Michelin. Che non vuol dire che tu debba fare grandi cose, ma avere un inizio di focalizzazione, ok? Che valga la pena, ok? Faccia valer la pena a quel determinato target di clienti che sono della tua zona di venire a mangiare da te. Poi sicuramente potrebbe esserci una scalata a livello concettuale, che tu da una stella, magari dopo 2 anni, migliori talmente tanto, il tuo brand cresce. Okay, quindi cresce la tua reputazione, okay, e venga percepito come un 2 stelle Michelin oppure come un 3 stelle Michelin. E tutto questo, okay, si può fare grazie, okay, al marketing, all'utilizzo dei social, che ricordiamo che i social sono un canale, non sono il marketing. E quindi una volta che si è trovata questa focalizzazione, questo concetto veramente lo spiega benissimo, dovete trovare la vostra stella Michelin. Quello che potrebbe essere l'identità differenziante che poi va, diciamo, veicolato attraverso i social e al marketing.
Questo concetto si può anche attaccare bene poi al discorso, secondo me, di quello che potrebbe essere TripAdvisor. Lo vedremo poi in un altro video dove parleremo del passaparola, di come andare a fare PR, ossia pubbliche le relazioni. So che molti ristoratori non conoscono questo concetto, ma andremo ad approfondirlo. Però rimaniamo su quello che è la focalizzazione appunto di questo video. Devi assolutamente andare a trovare la tua identità differenziante. Se ce l'hai già, come ti dicevo, va benissimo. Puoi fare lo step successivo, quindi andare diciamo, a crescere, a far crescere il tuo brand, a far crescere quella che è la percezione di identità differenziante, andare a prendere, okay, le persone che passeranno di lì, perché il tuo nome è talmente importante che magari si sta espandendo nei paesi limitrofi, e quindi le persone iniziano: a cavolo, passo da quel paese, devo andare a mangiare lì. Fino poi a che arrivare ad essere un 3 stelle Michelin, ok? Quindi le persone gli varrà il viaggio venire da te. Vi faccio un esempio molto, adesso io non preparo mai video e mi è venuto questo esempio in mente, che è una cosa un po' estrema, però si attacca molto al concetto di diventare un 3 stelle, che è ad esempio il locale che è a tema TripAdvisor, tema, sì, scusatemi, a tema Harry Potter, ok? La gente va in questo locale e vale il viaggio andare lì perché ha un'identità specifica, perché non esistono altri. Ora ripeto, è un concetto estremamente estremo, però l'idea del 3 stelle Michelin mi è venuta in mente, bam, subito quella. Bene, se ti è piaciuto questo video, lascia un like, condividi e cerchiamo di sfruttare queste informazioni. Puoi scaricare la guida che ho scritto personalmente per trasformare TripAdvisor da nemico a un fedele alleato e collaboratore, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!